Mi sembra che il discorso abbia un filo molto preciso, che è quello ripreso nel vostro volantino, cioè Milano di fronte a diverse sfide. Capire, giudicare, eventualmente proporre, no? Questo è il compito di una classe dirigente. Allora, io credo che le vostre domande possono essere preziosissime sul commento della coerenza esistente o non esistente nel discorso che è stato qui rappresentato. Commento alla verità delle affermazioni, secondo voi, delle affermazioni che avete raccolto, e terzo, commento alla utilità a fini progettuali che le informazioni che vi sono state fornite possono avere. Cioè, ripeto, il discorso su Milano vi ha interessato, fatto in questo modo, no? Se c'è qualche aspetto che non trova il vostro consenso, o in termini di verità, fattualità, o in termini di valori, no? E se da una riflessione di questo tipo emerge qualche indicazione di linea progettuale che può essere, diciamo, l'acquisizione, come dire, storico-politica del discorso. Quindi io mi fermo qui, però ho bisogno un po' di carta, no? Credo che domande libere, la raccomandazione come al solito è di non farla troppo lunga, ognuno. Un po' che continua ormai che si è instaurato. Dall'altra parte all'accordo di cui si può essere soddisfatti o meno di Parigi di COP21. E mi permetto di fare questa domanda perché, come dire, lei è una persona di ampie vedute che è abituato a fare riflessioni anche che vanno un po' a indagare un aspetto un po' più filosofico, insomma, a speculare un po' sul pensiero, quindi mi permetto di sfruttare l'occasione di averla con voi per farla. La domanda è questa. Ci troviamo in un momento in cui le metropoli stanno esplodendo dal punto di vista della popolazione, dei numeri. Non penso all'Europa, che da questo punto di vista si è diventato provinciale, ma penso all'Asia, penso a alcuni pezzi di Sud America, penso all'Africa, eccetera, eccetera. Cioè, non vorrei fare una domanda disfattista, però è ancora possibile, cioè una delle domande che mi pongo è ancora possibile governare i fenomeni, governare i cambiamenti, governare le contraddizioni,
oppure ci troviamo davanti a uno, cioè uno dei cambiamenti di epoca che lei, a cui lei faceva riferimento prima, è anche il fatto che stiamo innescando dei meccanismi molto difficilmente controllabili e reversibili. Per questo facevo riferimento al clima, ma per questo facevo anche riferimento ai conflitti, cioè che sono tremendamente dispersi, che sono spezzettati, che sono che sembrano in questo momento molto difficilmente riconducibili ad una sintesi politica, sociale. Non sto dicendo che il mondo esploderà domani, però veramente siamo in un momento in cui sembra molto difficile trovare delle chiavi di volta per gestire quelle che sono le tante contraddizioni che il mondo globalizzato sta determinando. E quindi mi chiedo se l'uomo nella sua finitezza, nella sua piccolezza, sia ancora in grado di trovare una forma appunto di governo, di autogoverno, di discussione, oppure se siamo una delle novità che a cui ci troveremo davanti è questa, cioè il fatto di non riuscire a controllare i fenomeni come abbiamo sempre avuto l'ambizione di fare. Spero di essere stato. Invito subito ad aggiungersi alla domanda, perché devo dire che la domanda è centratissima, importantissima, sul quale io mi associo alla curiosità di Martino. Mi piacerebbe sentire da qualcuno di voi la risposta sì o no. Cioè lui ha detto una cosa che turba qualunque persona intelligente, diciamo sensibile e minimamente colta. Ma scusate che sia, ma tutto sto casino riusciremo a controllarlo, no? E la mission della fondazione è in un certo senso molto vicino a questo, perché dice, è nata così, c'è tutta questa innovazione, ma chi ha la responsabilità di indirizzarla? E noi abbiamo lavorato 15 anni, se voi presentate il sito, abbiamo avuto una soddisfazione che questo tema che 15 anni fa, o 20, quanti sono esattamente, non lo so, non me lo ricordo più, era considerato un po' un problema matto. Cioè, probabilmente io stesso 15 anni fa l'aver detto, ma insomma, qui mi pare. Oggi invece è di dominio pubblico, voglio dire che quello che pensi tu lo pensino tutti, sarebbe troppo bello, perché forse quello sarebbe il presupposto di assunzione di responsabilità. Ma certo, qualunque uomo di potere, no, appena un po' intelligente, non può non avere la consapevolezza di un elevato tasso di impotenza. Perché in fondo il tuo tema è: esiste ancora un potere capace di controllare dove stiamo mandando il mondo? Ecco, io vorrei solo dire una cosa. La risposta è quella: esiste un potere, non esiste un potente. Non è il caso di andare a cercare se è Obama o Putin che possono controllare il mondo, se invece è diciamo Zuckerberg o Bill Gates, tema grosso, no? Oppure è un matto dell'ISIS, per dire. Tutto più forse si potrebbe dire Allah o il nostro Padre Eterno. Tema che è già stato posto, perché in fondo è chiaro che quello che è apparso è un enorme potere storico delle religioni. Io non so come si chiama il califfo, perché il nome arabo sono difficile da ricordare. Quello di Bergoglio lo ricordo, no? Ecco. Ma è chiaro che oggi, se uno volesse, io dovessi dire quali sono le persone che si affacciano più da vicino al potere di fare la storia, avrei una forte tentazione di indicare uno dei due, no? Che stanno. E difatti, in un certo senso, in fondo sul tema del clima, per esempio, fare un esempio, a oggi l'unico potere che è apparso almeno avvocativo ma impegnato è un potere religioso.
Quindi mi interessa molto se qualcuno dice no, niente, secondo noi questo non è vero. Il mondo si può controllare benissimo, basta votare Renzi. No. Se, o se no Obama, o se no Putin. Volevo capire perché ha scelto due personaggi religiosi come il califfo, il papa, piuttosto che un politico, una struttura, con la Russia che possono mettere la propria economia e perché secondo me... Giustissima domanda. Perché appunto il tema è questo. Noi siamo stati abituati al potere, qui non voglio fare un altro esplorato breve, ma voglio dire il potere, che giustamente oggi definisce come tutto quello che consente di fare quello che si vuole. Guardate che secondo me è la definizione più intelligente che circola ancora, no? Cioè cos'è il potere? È la condizione di chi può, no? Il potere non è la presidenza degli Stati Uniti, non è diciamo il controllo di Windows, no? Non è nemmeno il comando del capo di Stato Maggiore dell'esercito americano. Cioè noi eravamo stati abituati a forme di potere che effettivamente erano in condizione di determinare la storia, no? I tempi medievali antichi, per grazia di Dio e volontà, e invece poi abbiamo abolito la grazia di Dio e per grazia del Leviatano, cioè dello Stato, no? Ecco, oggi io mi sento di dire, questa è la tesi per esempio in Fondazione Bassetti, che è chiarissimo, questi due tipi di potere non hanno in mano il pallino, no? Cioè provate a pensare chi è che può oggi dire da un momento fermiamo il treno, non c'è la dimostrazione l'avete avuta a Parigi in questi giorni, cioè fatica enorme semplicemente per dire vabbè siamo tutti d'accordo sul fatto che esiste il problema. Secondo, siamo tutti d'accordo che sarebbe bene che ce ne occupassimo, no? Siamo tutti d'accordo che chi se ne occupa di più è più benemerito di chi se ne occupa di meno. Fine della trasmissione. Non credo che la domanda chi ha in mano adesso il clima e il futuro del pianeta, a livello politico nessuno, no? Se uno invece dicesse ce l'ha in mano personaggi che gestiscono aspetti di trascendenza, beh allora il discorso può essere diverso, perché appunto risfoderando il potere del Padre Eterno si può ancora continuare a ritenere che se il Padre Eterno, perché ci crede, volesse controllare l'uso del pianeta, potrebbe farlo. Per questo, guardate che per questo stanno riemergendo le religioni, perché si ha l'impressione che in fondo è solo passando dagli assoluti che si riesce a ricostruire delle strutture di, direbbe Sen, di governo, top down. Perché noi abbiamo tutti teorizzato il valore del bottom up, che è la libertà, che è l'autodeterminazione, ecco. Però è chiaro che, infatti, una terminologia nuovissima che vi comunico, cioè si definisce resilienza questa spinta del bottom up, no? Per cui c'è oggi una spinta che viene dal basso e gestire la quale è evidentemente difficile. Allora hanno coniato il termine consilienza, cioè chi invece è in grado di sovrapporre alla resilienza, io uso una metafora,
pensate all'acqua che bolle, no, in una caldaia, e questa è la resilienza, cioè c'è produzione di vapore e di energia che va dispersa. Ci mettete su la locomotiva e lo stantuffo e fate partire il treno. Questa è la conseguenza, cioè la strumentalizzazione delle spinte che sono generate, diciamo, dal basso. Però questo potere chiaramente non ce l'hanno più le istituzioni della violenza legittima. E voi sapete tutti che in fondo la base del ruolo dello Stato è il monopolio della violenza legittima, no? Ecco, è stata con la violenza che noi abbiamo controllato. Perché? Perché le diatribe erano fra simili, cioè i barbari e i romani, i francesi o i tedeschi, i protestanti o i cattolici, i crociati piuttosto che gli arabi, no? Ecco. E tutto finiva in un confronto di capacità di violenza, sul quale poi si costruivano i contenuti. Oggi, di fronte, per esempio, al rischio nucleare, no, si ha l'impressione che il giorno che ce ne fossero 10 o 12 di bombe nucleari in giro per il mondo, non ci sarebbe nessuno che le governa, per fare un esempio. Non so, dicevamo prima, ultimamente il 24 ore ha pubblicato un supplemento sui nuovi materiali, in particolare il grafene, no? Questi nuovi materiali che sono monoatomici di spessore, di cui non si sa assolutamente che possibilità di disastri tipo amianto possono fare. Non c'è nessuno che oggi può inibirne l'uso. No. Ecco, allora, il vero problema è che oggi noi abbiamo spostato l'equilibrio tra il sapere e il potere. Cioè oggi si fa più storia in base a quello che si sa, per dire sa, tecnologico e innovativo, che non quello che, bisognerebbe dire, non si può. Perché gli ultimi decenni sono caratterizzati da forze che hanno cambiato il mondo fuori dal controllo della politica. Poi la politica, cioè le istituzioni politiche, le vecchie istituzioni, annaspano per vedere di prendere il controllo, ma non ce l'hanno. E su questo credo, ecco appunto, dire, a me interessa da parte dei giovani come voi, intelligenti e preparati, di sentirmi dire no, guarda, lei ha torto, no? Perché io so dov'è il potere che fa la storia del mondo. Se me lo dite, ho sempre, c'è la speranza di poterci si rivolgere, no? Veramente vi invito, cioè, questo, perché guardate che quel discorso qui, se siete d'accordo, è una bella grana, Se non siete d'accordo e avete una giustificazione del disaccordo, siete interessantissimi. Io adesso sto aprendo un attimo un punto di questa riflessione, cioè mi ha detto che il pallino del mondo attualmente in mano non ce l'ha nessuno, e su questo io mi sento abbastanza d'accordo nella mia coscienza. Non ho capito appunto il discorso del potere religioso, nel senso che potrebbero essere loro, abbiamo preso il Papa, il Califfo o chissà quali altri poteri religiosi, che in un futuro avranno in mano un pallino, o non ho capito nulla io? Cioè, no, questo, se cosa succederà nel futuro non lo so, non lo so neanche io. Quello che io vi richiamo a capire, per chi di voi vuole difendersene, per chi di voi invece vuole associarsi, è che in una condizione di questo genere, chi avesse il potere bottom up ha l'unico potere possibile. Il kamikaze,
da questo punto di vista è proprio estremamente simbolico. Cioè, mentre appunto le forze armate sono in difficoltà per mandare uno a crepare, se tu c'hai qualcuno al cui verbo autonomamente qualcuno vuole andare a crepare, beh, allora effettivamente dobbiamo renderci conto che se andassimo a vedere quanti sono i terroristi a Parigi e quanti sono i poliziotti, vedete dei rapporti incredibili. Probabilmente ogni kamikaze ha già oggi predisposto per controllarlo centinaia di persone, ma lui si fa. Ecco, allora, chi è che controlla dal di dentro le forze? Se il problema della scienza è chiaro che sono gli stranamori, cioè sono quelli che sanno, no? Se invece il problema della volontà sono quelli che hanno in mano la capacità di indurre la gente a volere una certa cosa. E questo è il circuito delle religioni, no? Cioè, si postula un assoluto e poi in relazione a quell'assoluto si determinano i comportamenti delle persone. Più che il potere del religioso, che sicuramente ha la sua influenza, tutto se il potere economico quello che spinge veramente le cose, come funziona tutto, perché alla fine è il potere da cui tutti devono dipendere, anche religioni come anche gruppi anarchici terroristici come ISIS o istituzioni religiose come la Chiesa Cattolica. E comunque le multinazionali sono proprio molte, o comunque. Sì, i capostipiti del potere economico sono molto bravi a promuoversi facendo proprio quello che lei ha detto adesso, cioè spingendo le persone a volere una certa cosa, Io sono d'accordo, cioè voglio dire, il potere economico nella categorizzazione che ho fatto io è uguale al potere religioso, perché in fondo com'è che io esercito il potere economico? Catturando la sua volontà di volere una certa cosa. Questa diatriba, se il potere è quello economico o quello spirituale, in fondo oggi abbiamo capito che è stata quella tra Marx e tra il materialismo, ecco, oggi abbiamo capito tutti che la differenza è che il potere economico si esercita quando riesce a entrare nella resilienza, no? Cioè, voglio dire, io ho potere perché con quello che offro e che è privilegiato e scelto ottengo in cambio un determinato comportamento. Quindi nessun dubbio che il potere economico, e tra l'altro io vi invito a riflettere, perché io ho un mio carissimo amico, grande esperto di web e di problema, che si parlava cos'hai in testa. Io testo un solo proposito: difendere il mondo da Amazon e Uber, no? Perché giustamente dice, prendete il caso dello sharing, è chiaro che se passasse fino in fondo Amazon, tutti i commercianti di tutto il mondo vanno a casa, no? Ecco. E questo cambia la nostra società, perché voglio dire, una società in cui le nostre scelte devono tutte passare da Amazon è una società che non, insomma, non so quanti di voi la privilegerebbero, personalmente no. Allora, che i poteri economici oggi siano più forti dei poteri istituzionali, io non ho nessun dubbio. Ma stiamo attenti che un conto sono le istituzioni, un conto è la politica. Cioè non è che la politica è quello che riescono a fare le istituzioni, la politica è quello che si riesce a far fare la storia. Allora, che gliela faccia fare Bill Gates, o gliela faccia fare Zuckerberg, o gliela faccia fare Obama, no? Quelli sono i centri di potere. Ecco, l'argomento, l'unico argomento che mi sentirei di contrapporle è quello di dire sì, ma è talmente vero quello che dice lei, è talmente anche noto, che lo scontro che si intravede,
per esempio Huntington aveva visto chiaramente il Clash of Civilization, è tra un potere che ti offre cose o strumenti e un potere che ti offre valori, tipo appunto il paradiso, no? Tra l'altro, e se voi guardate questo, oggi cos'è che le multinazionali, un po' di giorni fa a Milano, alla scuola politecnica di design, che è lì vicino a Ulm, Porcini, che è il designer della Pepsi Cola, personaggio italiano, intelligente e simpatico, che è il designer della Pepsi Cola. La Pepsi Cola ha 350.000 dipendenti e lui ha a sua disposizione 300 designer. Pensavo al povero Cetti di questi. Che è il suo maestro, grazie. Che è il suo maestro. Sì, è il suo maestro. Allora, lui ha presentato a questi allievi di una scuola di design da 50 paesi il meccanismo di designing e di marketing della Pepsi Cola. Una roba agghiacciante, perché poi vi rendete conto che per vendervi, no, la Pepsi Cola non produce solo la Pepsi Cola, produce anche diverse bibite e non bibite, ma tutta la preoccupazione era quale? Raggiungere il potere di farti bere la Pepsi Cola, no? Cioè, voglio dire, e io al termine del nunciato io sono terrorizzato, vado a iscrivermi all'ISIS, no? Perché almeno a quelli là mi propongono il paradiso, qui mi propongono la Pepsi Cola con la stessa violenza. Preferisco le sette vergini della Occio, guarda quante sono di nome. No? Questo per dire che cosa? Che senza alcun, solo che quel potere lì non è più derivato, per esempio, dal trading o dalle cose, è derivato per esempio dalla psicologia, dalla sociologia, da scienze sofisticatissime, ormai sono già entrati nei problemi della neurologia, eccetera, eccetera. Le scienze della vita. In fondo noi stiamo già progettando la testa degli uomini. Allora, se voi avete questa dimensione del potere, vi rendete conto di quello che io cercavo di dire prima, che noi siamo di fronte a una svolta d'epoca, cioè abbiamo vissuto per secoli in un certo rapporto tra potere e sapere che sta cambiando. Questo è il discorso, come dire, un po' escatologico. Concretamente, per esempio, il problema è questo. Chi c'è oggi che sta facendo delle regole sull'uso del grafene? Se voi ci pensate, 36 anni dopo, dei poveri cristi di amministratori di un'azienda li hanno messi dentro perché 36 anni prima qualcuno si era malato per l'amianto, no? Cosa giusta, perché non puoi negare che quel comportamento aveva ucciso della gente, ma cosa anche sbagliata, però diceva come. Ecco, qual era la responsabilità vera? Questo problema, adesso per esempio con le macchine che si guidano, avrete già sentito, è una banalità, se davanti alla striscia c'è il pedone o c'è il vecchietto, chi tiro giù? Problema del computer, no? Ecco. E io che carico il programma, in base a che criterio gli dico, guarda che in un caso del genere ammazza il vecchietto, no? Perché uno può dire, oh, questo vuol dire, è il codice che lo dice, no. Queste sfide non sono più delle cose, diciamo, elucubrate. Perché purtroppo, questo è il discorso che qui tentava Tondelli,
tenete presente che, vabbè, quello là c'ha 300 designer e 350.000 per farti bere la Pepsi Cola, ma i media hanno molto di più per farci pensare in un certo modo, no? Ora lì dovete rendervi conto che siccome i nostri media, qui io non ho paura, questa è una critica alla società capitalista che fa i media degli impianti di profitto, siccome le notizie che fanno piacere si vendono meglio di quelle vere, voi non potete rimproverare un direttore di un giornale che riempie il giornale di notizie piacevoli a danno delle notizie di verità, che molte volte sono scomode. Ora, in tutto il mondo c'è in atto una macchina potentissima che quotidianamente lavora per renderci, io dico, cretini, perché secondo me uno che va dietro alle notizie che gli fanno piacere anziché a quelle vere, un po' cretino è, no? E noi subiamo giornalmente questo tipo di condizionamento. Quel potere lì per ora ha, per fortuna di tutti noi, non ha una volontà comune, no? Perché ognuno dice la sua, Sallusti dice cose diverse da Fontana o da Calabrese, per fare il caso dei quotidiani italiani. Però il tema c'è. Ecco. Allora, la città, per venire al nostro tema, la città è il luogo di dove si incontrano queste che possono essere confluenze o contraddizioni. Per cui direi che se qualche situazione che può cambiare il mondo si può determinare è certamente nell'organizzazione umana, no? Non potete chiedere ai contadini di produrre nell'isolamento, occorre ristabilire delle relazioni che in qualche modo prendano consapevolezza. Questo è il compito della politica, che non è quello di maneggiare le istituzioni impotenti nei limiti delle modeste possibilità, ma è quello di indurre attraverso dei meccanismi di persuasione e di identificazione la gente a volere le cose, la maggioranza della gente a volere le cose meno sbagliate. Disaccordo totale. Non disaccordo, anzi totalmente d'accordo, ma vista la sua conclusione, però giustamente lo scenario sembra tetro, nel senso bisogna cercare di indurre le persone a volere qualcosa magari anche di più alto, però se la partita è praticamente non dico persa, però si combatte ad armi totalmente impari, perché da un lato abbiamo prima citavano le grosse multinazionali, inteso come la proprietà privata e l'interesse inteso solo come profitto, e dall'altro magari l'idea, un ideale di bene comune. E se la partita si combatte nel cercare di indurre le persone a volere le cose, da un lato ci può essere, diciamo così, lo strumento della persuasione, chiamiamolo tra virgolette a parole, dall'altro abbiamo delle organizzazioni sempre più grandi che hanno poteri economici di gran lunga superiori a quelli dei singoli stati, che hanno fior fior di professionisti che si occupano fin dall'infanzia di quello che ha descritto Renzo poc'anzi, perché giustamente oltre all'indottrinamento nei media, ma è letteratura che esista una branca, per esempio come il neuromarketing, che si occupa di studiare il cervello e delle reazioni che le persone hanno ai vari tipi di stimoli. Il neuromarketing che si spinge fino anche allo studio dei feti, di come si può cercare di indurre nel feto comportamenti futuri. E la lotta è veramente impari, perché dall'altro, da una parte c'è chi è in grado di investire migliaia di miliardi e dall'altra parte ci sono
cioè, dall'altra parte c'è, non c'è un potere che possa opporre una forza di uguale misura, cioè la partita sono te. Ecco, io qui le rispondo, cioè le dico, dal ragionamento come l'abbiamo fatto fin qui si può dire che non c'è speranza. Allora io rispetto alla logica ricerca di speranza rispondo così: tutto sto casino chi l'ha fatto? E perché non possiamo metterlo in ordine? Questo come domanda. E poi per metterlo in ordine qualcuno di noi si appoggia al Padre Eterno, qualche un altro si appoggia all'enciclopedia francese, voglio dire, qualcuno al neuromarketing, siamo sempre noi. E questa è la ragione per la quale la Fondazione Bassetti, per esempio, in questo momento dedica moltissimi sforzi proprio in alleanza con persone rispettabili nel mondo della scienza della vita. Perché se noi, se non andiamo dietro, io una lettura che vi suggerisco, non per diventare seguaci, ma per conoscere il nemico in un certo senso, è Huxley. Voi sapete che Huxley nel Brave New World dice: ma il potere va tutto a posto se io riesco al conditioning, come lo chiama lui, cioè se io organizzo gli uomini in alfa, beta, gamma, no? Agli uomini gamma gli dico quel che passa il convento a livello di gamma, a quelli beta e gamma, e la società mi va avanti felice, osservo felice, in questo perfetto eudomenismo costruito attraverso delle logiche, in questo caso chiaramente politiche, cioè voglio dire, il feto viene condizionato per essere alfa o per essere beta o per essere gamma, no? Ecco, qui mi permetto di dire, dato che è un librettino abbastanza piccolo, The Brave New World è fondamentale. Io a dei giovani suggerisco di leggerlo, no? Perché è una di quelle impostazioni che a mio avviso rappresentano un pericolo. Allora, uno può avere questa illusione di speranza, quando la società è liquida. Com'è che si controlla i liquidi? Con dei contenitori. Se gli attuali contenitori non controllano i liquidi, costruiamoci i contenitori che controllano i liquidi. Da questo punto di vista, per esempio, una struttura come il web è chiaramente potenzialmente funzionale al bene come al male, no? Perché se in un certo senso le forze che gestiscono uno strumento potente come quello del controllo delle informazioni decidessero, qualcuno può dire che l'hanno già deciso, qui si tratta di essere più o meno critici, di pilotare. Pensate se le forze dell'informazione decidessero che bisogna tenere il pianeta sotto 2 gradi, no? In 10 anni lo si fa, perché se noi fossimo convinti che quando buttiamo questo eccetera a noi ci viene qualche fregatura, no? Beh, allora probabilmente questa convergenza dei comportamenti produrrebbe quello che oggi invece la divergenza di motivazione sicuramente non produce. Quindi secondo me il problema, la risposta è solo lì. È per questo che io sostengo, come Previ e come Aleardo, che il problema passa da lì, cioè passa dall'atteggiamento delle nuove generazioni verso il sapere, no? Perché se voglio dire, richiamare la vostra attenzione a non credere più che il nostro futuro dipenda dalla gestione dell'attuale potere è molto importante, perché se vi lasciate da nonno, io e i nipoti più vedo la vostra età, parlare francamente, quello che a me qualche volta spaventa non è soltanto la degen giovinimia, cioè il fatto che non ci sono più giovani,
ma il fatto che qualche volta i giovani siano rassegnati a credere che la struttura del potere è quella che è, no? Allora la finalità è quella di introducersi per farcisi servire, no? Per far carriera, per far carriera. Non è che io dico che è molto meglio quando i giovani hanno in testa solo la rivoluzione, però avere in testa un qualche ideale di finalizzazione del potere che mano a mano riuscite ad avere, questo sarebbe auspicabile. Che poi sia sufficiente, solo la storia lo può dimostrare, ma io sono un ottimista, sono convinto che la baracca se ne inverte l'andamento solo partendo dal basso e quindi fatalmente partendo dai giovani o da tutto ciò che è giovane, perché non è che l'essere giovane è soltanto un problema di anagrafe, è un problema di credere nel futuro e avere speranza fondamentalmente. Però secondo me questo riuscirà se questi potenziali protagonisti avranno consapevolezza del mondo nel quale sono immersi, non se credono di vivere in un mondo che non c'è, no? Difatti, in fondo, quando vedete in azione la Pepsi Cola, cos'è che un osservatore attento vede? Che lì la moneta spesa è l'alienazione. Vecchio discorso, cioè questo fatto che se io riesco ad alienarti, nel senso che perdi la domanda di consapevolezza, beh, è più facile che ti faccia fare quello che voglio, no? Io non so se le nostre 10 lezioni, io vi devo dire che se fossero serviti a mettervi nei guai intellettuali, come mi pare che non posso intolleggiare, beh, io sarei molto contento. Perché queste svolte concettuali non possono che passare da qualche aspetto di crisi. Cioè, io sono abbastanza contento di essere vicino a Prepare, per una ragione, perché ho l'impressione che voi avrete la vita difficile. Però secondo me l'avrete meno difficile quanto più consapevoli della svolta epocale sarete. Non credo che oggi ci sia nessun profeta che può dire la soluzione è questa, se non fosse il califfo. Io non mi auguro che non diventiate tutti musulmani. E anche perché secondo me da questo punto di vista, adesso il discorso è di sua, è lo stesso cristianesimo che è sfidato, però questo Papa se ne è reso conto benissimo, no? Che bisogna tornare a quella componente che non era, dove non doveva essere molto dissimile. Perché io credo che alla fine dell'impero romano la gente fosse abbastanza, e all'avvento dei barbari, la gente fosse abbastanza in una situazione un po' simile a quella in cui siamo noi. Era una società liquida, anche quella della fine dell'impero romano. Grande creatività istituzionale, questa è materia di storia. Ci prego, abbiamo ancora 10 minuti. E che appunto c'è, cioè, questa situazione mi ricordo anche a me molto quella della caduta dell'impero romano, e appunto volevo parlare dell'IFO perché l'Europa dalla caduta dell'impero romano si è ripresa attraverso la fede cristiana, che ha creato una serie di stati cristiani. Oggi da che cosa si può ripartire? Perché è evidente che uno spirito come quello cristianistico non risponde più, anzi porta verso le degenerazioni, secondo me, della persona prima ancora delle istituzioni, che creano conflitti, cioè la il
problema dell'ISIS per me non è un problema che ci sono dei pazzi che vogliono far saltare, che è un problema, cioè fa parte del problema, ma che l'Occidente non sappia più rispondere a delle sfide che gli sono poste. Oggi come si può, da dove si può ripartire? Ecco, secondo me, io adesso dico, lei fa una domanda grossissima, ma siamo così ampi. Secondo me la parola più vicina a questo è responsabilità. Cioè, secondo me, il primo passaggio è prendersi la responsabilità di quello che succede attorno a noi. La Fondazione Vassetti ha come vision la responsabilità dell'innovazione. 20 anni fa. Oggi che dell'innovazione ci deve essere responsabilità, lo riconoscono tutti. Che cosa voglia dire esercitare l'innovazione in modo responsabile sia un problema, nessuno. Però io ritengo che di tutta la storia del mondo, no, l'unico valore che rimane indiscutibile è quello che all'azione risponde una conseguenza. No? Allora, voglio dire, prendete l'ecologia. Il giorno che noi fossimo tutti veramente consapevoli che dovremmo esercitare la responsabilità sul mondo, questo vuol dire, oggi è il discorso dell'enciclica del Papa, cioè qui attenzione che il mondo non è vostro, prendetevi la responsabilità. Un altro può dire, proprio perché è nostro, voglio prendermi la responsabilità di non lasciarlo andare in valore. Allora, questo tema della responsabilità, che è intriso di esperienza etica, di esperienza sapienziale, perché la responsabilità vuol dire anche sapere cosa succede come conseguenza di un atto, perché c'è un'irresponsabilità che viene dall'ignoranza. Allora, dentro la responsabilità voi potete metterci le dimensioni etiche più diverse, no? Ecco, io credo che se noi riuscissimo a mettere il piede sull'acceleratore della presenza di una prassi responsabile, che secondo me è la moderna moralità, no? Perché questa è l'esperienza che noi in Fondazione abbiamo fatto. 20 anni fa tu dicevi responsabilità. Responsabilità vuol dire rispondere a e rispondere di, un concetto molto complesso. Beh, in fondo noi tutti rispondevamo bene o male all'etica dei 10 comandamenti, non uccidere, eccetera, eccetera. Oggi io sono il primo a riconoscere che i 10 comandamenti non bastano più per responsabilizzarci. No? Allora, che cosa? Beh, questa nostra intelligenza collettiva, cioè noi dovremmo riuscire a stabilire, ecco la città, perché la città è stata fatta per consentire agli abitanti di quel mondo, aumentando la loro intelligenza storica in alternativa a quella del feudatario, a costruirsi un futuro migliore dentro le mura che li proteggeva dal feudatario, no? Oggi invece chi è che l'ha detto prima? Avanza la metropoli, nessun dubbio. Bene, il problema è, questo molto pratico, rendere la metropoli più suscettibile di essere intelligente che non di non esserlo. Per cui, per esempio, voglio dire, prendete banalmente questa amministrazione. Quando questa amministrazione comunale propone l'inclusione come modo di affrontare, per esempio, lo start-upismo, il co-working, lo sharing, beh, fa un servizio importantissimo, perché, voglio dire, dice che il saperne di più non deve essere esclusivo. Cioè, io, visto che ne voglio di più, stabilisco la logica di oggi. Tu sei un beta, non sai, poveretto, ubbidisci. No?
no? No, l'idea è dire no, vediamo se si riesce. E guardate che da questo punto di vista, mi fa piacere, possiamo chiudere diciamo sulla parola di minor pessimismo, da questo punto di vista i nuovi modi di produrre, le stampanti 3D, la sharing economy, al limite anche lo web, offrono delle formidabili occasioni per includersi, no? Pensate ad esempio a Wikipedia e che possibilità di inclusione sulla linea del sapere. Certo, non è il sapere dell'enciclopedia Venn, non è il sapere della massima sofisticazione, però è un forte antidoto all'ignoranza. Quindi quello lì è il discorso. Assumersi le responsabilità di queste sfide, che sono sfide drammatiche, ma che sono date, no? Prendete un discorso pratico. 1.700.000.000 di musulmani, qui non ne vedo nessuno, se ce ne fosse, credo di trattarlo con massimo rispetto. 1.700.000.000 di musulmani sono lì, no? Quindi non è pensabile di considerare responsabilmente, li ammazzo tutti, ma non sei neanche capace, io gli risponderei, oltre che scemo, non sei neanche capace di ammazzare 1.700.000.000. Allora, smettila di fare discorsi di questo tipo. Convertirli? Difficile, no? Meticciarsi? È la risposta vera. E questo in un certo senso è la risposta più avanzata che oggi si può avanzare. Meticciarsi. E fare in modo che in questo ibris, cioè i valori nostri, escano meno perdenti dei valori loro. No? Ecco, quindi in un certo senso il problema è in una sfida così alta cercare di ridurle al minimo con un innovatore e affrontare quello. Prego. Lei prima citava Axley, lui descriveva uno scenario distopia, cioè lui dice l'uomo è felice non più come l'utopia o l'utopia di cinquecentesca, ma rovescia e descrive un mondo quasi piatto, pianificato, dice noi siamo felici che ci pianifichiamo. Le democrazie occidentali attuali hanno raggiunto un livello di sviluppo di coscienza civica tale da considerarsi superiore ad ogni altro pensiero che è in giro per il mondo. Okay? Quanto le democrazie nostre sono inclusive e quanto non lo siano, e se c'è una responsabilità nella non inclusività delle nostre democrazie, di tutto lo scenario mondiale. Secondo me le nostre democrazie sono state molto inclusive quando il gioco era fra pochi, no? Ecco. Oggi tendono a diventare meno inclusive perché affidano per l'inclusione a meccanismi che non riescono più, cioè per esempio il voto. Già avere il coraggio di dirlo, il voto non assicura più l'inclusione per due motivi, per le dimensioni dei problemi, uno, ma poi per come presta il fianco in questo sistema massmediologico al condizionamento. No? Allora, quali sono, per esempio, prendiamo il potere istituzionale, le istituzioni che, diciamo, i processi che aumentano l'inclusione? Beh, certamente la scuola, cioè, la consapevolezza è certamente la prima difesa di chiunque di noi, sapere, no? Per cui io credo che su questo non ci dovrebbe essere dubbio, gli investimenti in sapere sono investimenti difensivi rispetto a noi, no? Che siamo malgrado tutto dentro un mondo elitario, perché voglio dire, i paesi occidentali dell'Europa non sono gli ultimi nella graduatoria del potere. Quindi, da quel lato lì, una delle risposte è certamente il sapere. Ecco. L'altro è, direbbe Carlo Cattaneo, l'incivilimento, cioè non una scuola di sapere alla Wikipedia solo,
no? Ma una scuola al sapere delle convivenze. Per esempio, da questo punto di vista, io sono convinto che l'economia, la sharing economy, è molto meno distruttiva di consapevolezza dell'economia del marketing. Cioè, tu, se vuoi vendere l'uso di una macchina di sharing, non gli puoi dire la prima condizione diventa il più cretino possibile, dopodiché userai la macchina o la bici, dice no. Cioè, se voi ci pensate, le ragioni di adesione a un'offerta di bene in share postula un livello di consapevolezza che di per sé può essere immunizzatore rispetto ai siti di tanto tipo. Ecco, sono tutti questi meccanismi, in fondo, puntano a una cosa, a una gestione il più possibile responsabile di tutto quello che c'è intorno a noi. Io quindi il limite, le ragioni di quel poco che abbiamo fatto stasera, beh, se è servito a qualche cosa, anche poco, quella lì è la strada. Bene, grazie.